Allora ragazzi, eccoci con un nuovo video per la seconda gara del torneo Novi contro l'Italia Faster. E quest'oggi affronterai l'ex Inter più famoso di tutta Italia, Jay Pata. Sì, sono carico di affrontare Pata, ma in generale la loro squadra è davvero forte. Secondo me è la squadra più forte del torneo, quindi sicuramente sarà molto ostica. Non so se vinceremo, sicuramente non è facile. Prima partita tra l'altro super positiva per gli avversari, che si sono imposti per 12-1, voi invece 5-0, ma avete giocato con l'uomo in meno dopo praticamente 15 minuti. Quest'oggi è difficile, però già si può mettere un'ipoteca per la qualificazione. Sì, la prima partita è stata positiva sia per loro che per noi, quindi oggi è importante anche per iniziare a vedere un po' quali saranno le gerarchie della classifica. E allora noi adesso andiamo all'interno dello spogliatoio per scoprire che aria si respira e come preparerete questo match. Ragazzi, prima di lasciarvi il video volevo parlarvi dello sponsor che ha reso possibile questo filmato, ovvero Okta, un'app molto interessante che ti permette di esplorare il mondo del trading e dell'investimento online. E dopo aver visto le numerose recensioni e pareri positivi, ho deciso di provarlo anch'io. Okta è un broker CFD affidabile e regolamentato, progettato per rendere il trading accessibile a tutti. Una delle cose che mi ha colpito di più è la loro totale trasparenza. Nessuna commissione nascosta e spread tra i più bassi sul mercato. La piattaforma è all'avanguardia ed è davvero intuitiva. Infatti, che tu sia a casa davanti al tuo computer o in giro con il tuo smartphone, Okta ti offre un'esperienza di trading fluida e senza interruzioni. E se sei nuovo nel mondo del trading, non aver paura. Infatti Okta offre un conto demo con un deposito virtuale che è perfetto per esercitarsi e familiarizzare con l'interfaccia prima di investire soldi veri. Io ho trovato l'interfaccia facile da usare e ricca di informazioni utili, ideale per prendere decisioni accurate. Inoltre, la possibilità di accedere sia da mobile che da web è un vero plus per chi come me è sempre in movimento. Se sei curioso di saperne di più e vuoi iniziare a fare trading seriamente, ti consiglio di dare un'occhiata ad Okta. Link in bio per scoprire di più su questa piattaforma. Scarica l'app oggi. Bene, stasera? Sei concentrato? Sono concentrato per la partita. Sei concentrato? Vediamo prima la partita come va. Comunque presentiamo un nuovo acquisti in porta. Abbiamo cambiato, non perché abbiamo cambiato, ma perché dall'inizio appunto c'era Costantino in porta, che mi ha dato disponibilità dicendomi già da subito che la prima partita non ci sarebbe stato. Eccolo qua e vi dimostrerà oggi la qualità, speriamo. E fu così che presi 10 gol. Ecco, vedi? Come state, raga? Siete in forma? Tra l'altro abbiamo un volto noto, nuovo. Un volto nuovo noto. Presentati. C'era, mi chiamo Walid, sono un giocatore del Sant'Agostino. Mi ha chiamato Nick oggi per venire a darvi una mano e spero di darvi una mano. E te invece c'eri già la volta scorsa? Ho preso rosso. Infatti non volevo fare gaffo, ma ho detto sei quello che ha preso rosso. Quindi oggi sei squalificato. Se oggi prendi rosso, le prendi in spugnata. Anche se sei uscito dopo 10 minuti, sei riuscito comunque in ogni caso a portarla a casa, era tutto sotto controllo. Oggi sarà più difficile. I ragazzi sono un po' più bravini, qualcuno di loro lo conosco, sta già inciampando, sta cadendo, fratello. Vuoi fare un saluto? Chi devo salutare? Sto pesce. Va bene, ci vediamo in campo. No, basta. Sei stato soddisfatto dei tuoi ragazzi nell'ultima partita, Nick? Sì. Sono stato soddisfatto perché comunque i ragazzi sono stati sul pezzo a livello mentale. Hanno ascoltato ciò che ho detto, cioè che ci siamo detti, poi scusa, ho sbagliato l'espressione, perché alla fine siamo stati tutti insieme a decidere, capire come giocare, e quindi questo è bastato. Preferirei anche oggi che i ragazzi appunto giocassero come la scorsa volta, ma a livello mentale, di decisioni, di passaggio, di tocchi davanti alla porta. Abbiamo sbagliato qualcosina, ma a livello di individualità, quindi non è quello che mi interessa. Mi interessa che proviamo, senza pippe, senza voler dimostrare. Tra l'altro oggi avrai contro Jay Pata. Oggi Jay Pata. Ci ha giocato assieme in Got League, ma sì, come sarà affrontarlo? In campo chi è contro di me rimane un rivale, quindi... Come hai detto tu, gli appoggerai le palle in testa. Qualcuno spero che lo faccia, perché così partiamo a casa la partita. Beth Guardiola Gamberini, come ti senti oggi? Giocherai o fare il mister? No, oggi direi che giocherò, anche perché non mi sembra siamo in troppi, quindi... Ci sono dei rumors che parlano di un tuo ipotetico passaggio nel mondo del calcio a 11, confermi? No, smentisco subito, perché non mi trovo troppo a mio agio con le scarpe e con i tacchetti. Però ti trovi a tuo agio nell'FDM Team? Nell'FDM Team sempre. Quando chiamano Calai e Fabio non si dice mai di no. Siamo come l'altra volta. 3-1-2. Come l'altra volta. Cosa facciamo, Elegan? In fase difensiva, questo qua in mezzo deve rimanere dentro, non deve uscire. Questi due si devono muovere bene, a seconda di dove è la palla. La palla la porta uno di loro, la sta portando uno di loro la palla. Rimaniamo così. Noi innanzitutto non pressiamo, non andiamo da loro a pressare, raga. Va bene, rimaniamo come un'altra volta. Davanti decidete voi quando andare e quando rimanere. Ovviamente la palla esce fuori davanti, rimaniamo. Hai capito? Rimaniamo. Giochiamo a due. Questo qua non deve uscire. Stretti. La palla viene di qua, ci spostiamo così. Questo stringe. Cosa deve fare questo? Coprire il mezzo, ma non deve far passare la palla di prima. Se questo si passa qui, si alza un attimo, perché questa palla è quella che fa male. Se arriva alta non è un problema, ci rimettiamo a posto. Fa davanti, sei fondamentale, e devi rimuovere una cosa, fatti trovare, c'ha dei piedi lui, ti mette la palla dove vuoi. Raga, come l'altra volta, lo giuro, vuoi vedere che scala palla? Due tocchi, tre tocchi,
giochiamo qua, ci pressano, giochiamo qua, non ne frega un cazzo, perdi la palla piuttosto se sbagliamo il controllo. Però giochiamo la palla. Dai, andiamo in campo, andiamo a scaldarci. No, gioco contro sto rompi palle. Speravo tutti tranne te perché tu rompi le palle. Lo porto in serata, ok? A cantare in un mio live. E canta con me in live. Sopra, sul tuo palco. E allora benvenuti al secondo turno di qualificazione di questo torneo Novi. Dopo la prima sfida vinta per entrambe le compagini, c'è la seconda più difficile che probabilmente metterà già un'ipoteca sul discorso qualificazione relativo ai quarti di finale e soprattutto oggi anche la grande sfida, Pata contro Fabio. Vediamo quali dei due avrà la meglio, il 69 proprio in possesso, allarga il gioco a destra dove arriva Ribello dal limite dell'area che ci prova. La palla però si perde alta. Costantino intanto lunghissimo per FDM, ma recupera la sfera il portiere avversario che innesca il proprio difensore con la 5 che porta la palla in avanti. Serve Pier Federici che si gira il mancino. Costantino para e poi il 97 Catozzo sul fondo. Per fortuna dell'FDM team, avvio molto forte da parte dell'Italia Faster. Ancora Catozzo, serve Veronesi che prova a imbucare per Pier Federici. Buon lavoro di spalle alla porta. Poi va proprio dal 97 che torna dal 22. Col tacco non inquadra. Lo specchio della porta. Veronesi sempre per Pier Federici. Costantino a dirgli di no. Ma è un assedio in questi primi 180 secondi. E allora seguiamo Gamberini che prova a ribaltare le sorti dell'attacco in campo. Bella la palla che passa per FDM che cerca Pressato. Allontana la difesa dell'Italia Faster. Palla un po' corta qui da parte del 9 e riparte J Pata che vada per Federici, la sponda per Veronesi che carica il sinistro col piede destro. Costantino in calcio d'angolo, Calaia dentro per Fabio Di Mauro che deve puntare tutta la retroguardia avversaria. Lo sa il 9 che cerca il fondo, va sul destro e la gioca direzione Pressato. Si salva Ribello che riparte poi in collaborazione con Catozzo, Veronesi, Pier Federici prova ad accentrarsi ed accendersi il 22 che poi decide di andare sul destro, chiuso da Calaia. Ma attenzione, il direttore di gara indica il calcio di rigore. Un calcio di rigore abbastanza generoso, aveva preso posizione qui Nicca Bracalaia. Insomma un contatto abbastanza dubbio, ma è già calcio di rigore. Parte Veronesi col destro, non può nulla Costantino ed è vantaggio da parte dell'Italia Faster. Grazie al proprio numero 10 che ha messo a segno 6 reti nel primo turno di qualificazione. Riparte intanto Fabio che si accentra, va sul sinistro, lo prova. Neutralizzato dall'uno avversario. Pressato lo scambio col 77. Non si intendono i due. Poi la palla allontanata. Fabio la sporca ma non riesce a deviarla. Pier Federici dunque dentro per Catozzo, c'è anche Pata tutto solo, lo vede il 97 che va dal 69, che buca Costantino, FDM assente, Alessandro Patacchini in arte J Pata, la mette alle spalle del portiere con la 1 dell'FDM team ed è doppio vantaggio, un FDM che a parte il tiro di Fabio di poco fa non ha generato veramente nulla, intanto fallo su Gamberini da parte di Andrei Barzaghideanu, giocatore resta a terra. E ora si rialza ma deve abbandonare il terreno di gioco. La sventagliata del 77, Calaia 2.0 che va da Calaia 1.0 che però non controlla bene la sfera. Ribello allontana, fallo laterale. Riparte proprio il 4. Lo scambio con Catozzo, l'1-2 che si chiude. Il fallo da parte del nostro 21 su Pier Federici. Calcio di punizione, J Pata scodella al centro. Pier Federici non inquadra lo specchio della porta, prova ad avanzare ora Fabio che cerca di andare dall'altro di Fabio ma è chiuso da J Pata, se la riprende poi il 22 che va da Pressato che carica la conclusione e la sbatte in porta, riapre una partita che pareva già chiusa dopo i primi 11. Matteo Pressato, autore di una tripletta nel match inaugurale di questo torneo, ora ne fa un altro che lo porta a quota 4, ma sicuramente un gol importante per dare speranza. Seguiamo intanto Barzaghideanu che prova ad avanzare, lo scambio con Pier Federici che si chiude, l'11 finisce giù. E questo sì, sembrava forse più calcio di rigore del primo. Seguiamo intanto Ribello che prova ad andare da J Pata, chiuso da Arbi. E allora ancora Ribello in avanti, Pier Federici prova a girarsi, Costantino riesce a recuperare la sfera, a innescare FDM in attacco e 2v2, il 9 va da Calaia.
che prova ad accentrarsi e chiuso, poi cerca di tornare dal 9 Nick. Fabio però non riesce a giungere sul pallone. Intanto è il 18 che litiga un po' con la sfera, poi riesce ad andare comunque da ribello. Lo scambio tra i due che si chiude ora con Pier Federici che torna dal 18. Costantino chiude la porta in faccia e riparte ora Calaia che va da Anas, che però non è fortunato e non pesca lo specchio della porta. Intanto Barzaghideanu che prova ad avanzare, si accentra e cerca di pescare una soluzione al centro. Ottima però la chiusura del 10 dell'FDM Team, che ora sprinta velocissimo dalla parte opposta. Anas carica il mancino, la parata in bagger del portiere però dell'Italia Faster, che permette ai suoi di ricomporsi e di estendersi nuovamente a sinistra con Barzaghideanu. Contro FDM cerca il fondo, ancora l'11, chiude tutto Arbi. Calcio d'angolo però con il 5 servito proprio dall'11 dell'Italia Faster. Ancora Barzaghideanu, non ci sono spazi, allora giro palla dei giocatori in camisetta bianca col 5 che sbaglia tutto però. E allora attenzione Calaia che può transizionare dalla parte opposta. Ancora Abra Calaia contro il 22, non passa, si porta però a casa un fallo laterale che batte proprio il 10 per il 9. La chiusura del 5 avversario però è provvidenziale. Anas dentro per Arbi che cerca sul secondo palo Calaia, contenuto però dai difensori avversari. È sempre Forcing Italia Faster con Pier Federici, lo scarico all'indietro per il 18. Da questi al 5, giro palla dell'Italia Faster a servire sempre Andrei Barzaghideanu che si accentra, fa fuori un uomo, ne fa fuori due, ne fa fuori tre! Barzaghideanu, giocata pazzesca del classe 2006 che porta il passivo ora sul più 2. Veramente saltati come birilli i giocatori dell'FDM Team. Nulla potuto Costantino che ora va al rilancio lungo. Un FDM che almeno fino ad ora non ha mostrato tanto sulla carta. Deve sicuramente rifarsi o quantomeno provare a fare qualcosa in più. Mentre l'Italia Faster ora rischia un po', se la riprende Fabio che va da Anas che cerca la sterzata, poi il suo sinistro contenuto dal 18 avversario. E allora si riparte sempre da Fabio che va dall'altro Fabio, FDM che sbaglia però il pallone. E allora riparte ancora una volta l'Italia Faster, ancora una volta con chi se non il suo 11, il fantasista che va da Pier Federici. Il suo tiro diventa un assist per Barzaghideanu che con lo scavetto sotto mette a segno una rete strepitosa. Sicuramente l'MVP fino ad ora per i giocatori in camisetta bianca. Porta il nome di Andrei Barzaghideanu, che però ha la vita veramente troppo facile. Seguiamo però ancora l'Italia Faster che si proietta in avanti. Bello lo scambio tra il 18 e il 22. Poi il 7. Filippo Bervegliari in sacca per la rete del 5-1. Lezione pesantissima per l'FDM Team in questi primi 21. Che non riesce a reagire, sembra un pugile all'angolo. Mentre Gamberini è rientrato in campo e prova a dare la scossa. Da quando è uscito lui là dietro sempre peggio. Mentre intanto c'è anche un contrasto di gioco vinto da Ribello. Allora si può ripartire in 2v2 col 4 che va dal 9. Geremia Bizzarri che calcia, Costantino para ma non è finita. Veronesi non riesce a controllare la sfera. Per fortuna dell'FDM Team che riparte ora proprio con Fabio che prova ad accentrarsi il suo sinistro, rimpallato dal 5 ma ancora FDM insiste, vada pressato che carica il mancino. Questa volta un po' strozzato, la palla gli resta sotto e finisce in fallo laterale. E allora Veronesi cambia campo e va a servire ancora Barzaghideanu che se ne esce con un'altra giocata di fino e poi allarga splendidamente il gioco per Bervegliari che sterza sull'esterno, lo contiene Gamberini, la palla messa al centro, ma è uscita, fischietto in bocca per il direttore di gara quando scocca il 25esimo e non c'è più tempo. Allora si chiude così la prima frazione di gioco, 5-1 per l'Italia Faster, monopolio da parte degli avversari, un FDM sceso in campo con le idee poco chiare, non è riuscito a costruire nulla di pericoloso e ha pagato le conseguenze grazie agli assalti avversari. Un calcio di rigore sì dubbio, però non c'è stata oggettivamente partita, ma è tutto pronto per la ripresa e si riparte per provare a dare uno scossone, per provare quantomeno a dire agli avversari noi ci siamo. E allora vediamo quale sarà l'epilogo di questa sfida con un Jay Pata sorridente come abbiamo visto all'inizio, mentre Bervegliari battaglia con Gamberini, rimessa in gioco proprio del 7 che va al centro, allontana la retroguardia dell'FDM Team, pressato riconquista e allarga il gioco a sinistra per Abra Calaia che prova a uscirsene con una magia, cerca l'inserimento di FDM, chiude Veronesi, rimessa in gioco per Fabio che gioca la sfera all'indietro per Nick,
da questi Arbi, che allarga il gioco un po' troppo all'indietro. Gamberini va da Calaia 2.0 che sbaglia il passaggio, ingenuità clamorosa. Jaypata vis-à-vis con Costantino, lo fa fuori secco. Attenzione ancora al 69 che va dentro da Catozzo e sono addirittura 6 le reti per l'Italia Faster. Tutto troppo facile, ingenuità da parte dei giocatori dell'FDM Team che con un retropassaggio sanguinolento rendono il compito ancora più facile ai giocatori avversari. Catozzo intanto sempre dentro Veronesi che carica il mancino, parata di Costantino, ma insiste ancora l'Italia Faster con Bervellieri che va dal 97, gioca al centro Calai e poi Fabio Di Mauro prova a smistare in mezzo al traffico allargando il gioco a destra per Pressato, poi si inserisce il 9, lo vede il 7, sfera troppo lunga, buona l'uscita del numero 1 avversario. Pressato in buca dentro per Calaia che cerca di allacciarsi con un difensore avversario, poi col tacco per il 7 capisce il 5 che facilita l'uscita al proprio portiere. Arbi allarga il gioco a destra per FDM, il controllo col petto, bello il numero sul 5 avversario, ancora FDM, la serpentina poi va sul destro, cercato Pressato al centro, allontana i pericoli però la squadra di Jaypata, la palla però è sempre viva, se la va a riprendere Arbi che controlla e orienta a sinistra dove c'è FDM che sfida Bervellieri in 1v1, lo punta ma tutti gli spazi sono intasati, allora torna all'indietro Fabio che si affida ancora al 21. Costantino gioca corto a destra per il 77 che cerca l'imbucata per Pressato, l'anticipo di Ribello, calcio di rigore, intervento falloso da parte del giocatore della 4 dell'Italia Faster e dunque secondo penalty di giornata. Questa volta sul punto di battuta si presenta però Pressato, autore della prima rete dell'FDM Team, e realizza la seconda che rende il passivo un po' meno pesante. Rivediamo anche dal replay, palla da una parte, portiere dall'altra, cambio di gioco ora di Ribello, direzione Veronesi che cerca il numero, la serpentina su Gamberini, poi al centro per Pier Federici che insacca e ristabilisce di nuovo la differenza di 5 reti tra le due squadre. La palla, rivediamo, ha sbattuto sulla traversa e poi si è insaccata per fortuna del 22 che va ora dal 4. Se la va a riprendere però Nicca Bracalaia che si distende a destra con l'aiuto di Fabio Di Mauro che punta il 18, punta anche il 4, si accentra, prova ad accendersi Fabio Di Mauro che trova un gol bellissimo e vuole nuovamente dare uno spiraglio di speranza per l'FDM Team, quantomeno per quanto riguarda la differenza reti, se non altro. E allora vediamo se riuscirà a reggere il distacco di 4 reti. Pier Federici col mancino, manco a dirlo. Riesce a bucare per l'ottava volta nella sua giornata Costantino, portiere ex Juve, ricordiamolo. Ma questa volta veramente nulla ha potuto sul sinistro ad aprire. Mentre l'FDM si sta proiettando nuovamente in avanti, Pressato sterza una volta, poi due, poi cerca Calaia. La palla giunge in qualche modo ad Anas che si accende col 10, calcia! Bellissimo gol da parte dell'FDM Team col suo numero 10 che riesce a bucare il numero 1 avversario che si era disteso ma non è riuscito a contenere i danni. Ancora una volta Barzagli De Anu, imbucata per Veronesi, non si intendono i due, Calaia riconquista e va da Fabio col 9, calcia, deviazione, miracolo dell'1. Ma sarà calcio d'angolo con Fabio che gioca corto per Calaia, che torna dal 9, sterza verso il centro, serve al limite Gamberini, il suo destro rimpallato dal 18, Barzagli De Anu, la domestica che è una bellezza. Ancora Gamberini, dentro Pressato, la sterzata verso l'interno, poi allarga il gioco per Anas, col mancino, il palo per FDM lì a due passi, non riesce a realizzare il tap-in che avrebbe potuto portare le distanze a meno 3. Riparte intanto l'Italia Faster che prova a distendersi dalla parte opposta con Catozzo, dunque Veronesi, al centro c'è sempre Pier Federici, Veronesi calcia, deviazione del 22 e adesso anche una buona dose di fortuna per l'Italia Faster, passivo nuovamente tornato sul più 5, la deviazione fondamentale di Edoardo Pier Federici a deludere ogni ipotetico intervento di Costantino. Tanto Calaia si allaccia col 4, viene fischiato anche un fallo, il tentativo del 30 comunque si era perso alto e allora ancora Bracalaia cerca una soluzione, va da Calaia 2.0, il suo destro arpionato dall'1,
Costantino prova a ripartire per le ultime speranze, per cercare il gol almeno che possa rendere il passivo meno pesante, ma non c'è più tempo. Il direttore di gara fischia anche con un anticipo di 10 secondi perché il risultato è veramente mastodontico. Bisogna resettare per ripartire e vincere l'ultima sfida ed agguantare i quarti di finale. Eccoci nel post partita con due dei giocatori che forse un pelettino si salvano, il Gambero FDM. Come l'ha vista Pep Guardiola Gamberini? Secondo me, come avevo provato a accennare, forse abbiamo sbagliato all'inizio a partire a tre, che eravamo molto scoperti. Dopo, secondo me, quando ci siamo messi a due è andato un po' meglio. Il problema è stato che non abbiamo effettivamente dei difensori puri, ecco, secondo me. E quello ci ha un po' penalizzato. Poi dopo i primi gol sono venuti un po' così, dopo uno tira l'altro perché vuoi provare a recuperare, quindi ti scopri. Però loro molto forti, complimenti. Certo. Te invece, Fabio, come l'hai vista dal campo? Un 9-4 finale pesantissimo che però non scagiona ancora la vostra ipotetica qualificazione. Veramente ci possiamo ancora qualificare. Oggi è andata male. Per me c'è stato un po' di stacco proprio a livello individuale, tecnico, tra i giocatori della squadra. Quindi secondo me non ci siamo messi proprio malissimo, ma c'è da aggiungere qualche tassello a questa squadra per poter davvero puntare a vincere questo torneo. Oggi come oggi abbiamo meritato di perdere e ci serve qualcosa di più. In pentola comunque bollono degli acquisti per la prossima partita. Non possiamo continuare di questo passo e dobbiamo cambiare qualcosa assolutamente, perché oggi abbiamo fatto una brutta figura e non va assolutamente bene così. Serve un top player e chissà che non possa arrivare uno youtuber più forte di te. C'è un'idea di uno youtuber, proveremo a contrattare. Quindi rimanete collegati per scoprire chi sarà il nuovo acquisto, magari uno youtuber. Consigliatene anche magari qualcuno qua sotto nei commenti. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguiteci, che dobbiamo migliorare, dobbiamo fare di più in questo torneo. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.